Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV. Andiamo a vedere velocemente i futures americani. Dow perde 56 punti, l'S&P 500 0,24% e il Nasdaq 0,20% sotto la parità. Questo è il risultato anche dai dati macro, richieste di sussidi di disoccupazione, anzi iniziali di sussidi di disoccupazione, 787.000 nei confronti di 860.000 di ovviamente dato previsto, quindi ben sotto le stime, il che indica, ecco, un dato positivo che non abbiamo visto questo numero più o meno da marzo, un bel po' di tempo. Futures, nonostante rimangono ben sotto la parità, anche perché ci sono diversi segnali che arrivano dalla Casa Bianca, però in questo momento almeno non sembra che ci sia la possibilità per un accordo su un secondo pacchetto di stimoli fiscali. Queste trattative ormai stanno andando avanti già da un bel po' di tempo, soprattutto tra il segretario del Tesoro Steven Mnuchin e la House Speaker Nancy Pelosi. Intanto vi ricordo che stasera anche l'ultimo dibattito tra il presidente Donald Trump e Joe Biden, quindi sicuramente sarà una serata molto importante. Trump ha tanto da recuperare, almeno, recuperare, scusate, almeno per quanto riguarda i sondaggi, perciò sarà estremamente interessante anche seguire le reazioni dei mercati. Andiamo a vedere velocemente anche gli indici europei, i listini in rosso sotto la parità, tanta volatilità oggi in Europa. Stiamo assistendo tanti alti e bassi. Il DAX sotto la parità dello 0,33%, CAC 0,17%, il FTSE MIB 0,20% sotto la parità. Come stavo dicendo, STM è uno dei titoli migliori oggi grazie alle trimestrali e non solo, anche all'outlook. Invece, per quanto riguarda gli States, ieri una sorpresa molto positiva arrivata da Tesla, quinto trimestre consecutivo, ecco, inutile, in realtà quasi del 4% e mezzo in pre-market trading. Noi torneremo a commentare questi titoli. Prima, innanzitutto, andiamo a vedere il mercato obbligazionario. Lo spread tra il BTP e Bund quota 137 punti base, quindi qua stiamo vedendo un leggero rialzo, però volevo ribadire che il rally dei BTP continua perché è stato lanciato un nuovo BTP benchmark a 30 anni e gli ordini sono già oltre 90 miliardi di euro, quindi direi non male fino a questo punto. Il decennale intanto rende lo 0,78, il decennale americano invece rende lo 0,81. Noi siamo in compagnia di Emanuele Rigo di New Traders Lab. Buongiorno, ben ritrovato Emanuele. Buongiorno Alexandra, buongiorno ai telespettatori. Allora, sicuramente una giornata estremamente importante per i mercati. Il focus rimane però sulla impennata casi Covid, almeno in Europa, soprattutto le nuove misure. Qua in Lombardia ad oggi parte il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, quindi sicuramente i mercati sono nervosi. Andiamo a dare uno sguardo veloce a Wall Street perché siamo in un momento clou per gli States, da una parte vicini alle elezioni, dall'altra parte abbiamo visto le trimestrali che tra l'altro sinora si sono dimostrati molto molto positive. Che cosa secondo te oggi muove ed impatta i mercati di più? Bah, allora, sicuramente ci sono un paio di questioni da tenere sotto controllo in questo autunno. Più che altro vorrei andare a, diciamo, parlare di quelli che sono i macro eventi che hanno un impatto sui mercati, che sono sicuramente il tema Brexit, che però è dipendente da un altro tema centrale, che è quello delle elezioni americane, che a sua volta è concatenato con un altro tema ancora, che è quello degli aiuti fiscali, degli stimoli fiscali. Ma andiamo con ordine. L'evento centrale sono chiaramente le elezioni americane, dove i democratici sono, almeno per il momento, in vantaggio. Biden è dato sicuramente vincitore dai sondaggi, ma chiaramente con il sistema dei collegi elettorali e di tutti gli altri, diciamo, elementi, diciamo, un attimino diversi rispetto a quello che siamo abituati a vedere noi, soprattutto sulla battaglia del Senato, che è una battaglia a parte molto importante, non è così scontato il risultato elettorale. Infatti, nonostante i sondaggi diano un sintetico di probabilità di vittoria di Biden all'87%, leggevo stamattina, contro
un 13% dell'uscente Trump. Noi facciamo uno studio diverso che è basato sulle case di scommesse, sui bookies, cioè chi effettivamente mette i soldi nella possibilità di uno o dell'altro risultato, e lì i risultati sono decisamente diversi. Intanto Il sto massimo facendo per. vedere il grafico che ci hai proposto appunto per questo studio. Spiegaci esattamente che cosa intendi. Allora, qui abbiamo fatto uno scatter, quindi un grafico con tutte le varie quotazioni delle case di scommesse. Sono 8 case di scommesse diverse tra le principali in tutto il mondo che offrono la possibilità di scommettere sulla vittoria di Biden o la vittoria di Trump. Allo stato attuale, quindi nelle ultime due rilevazioni, quelle del 13 ottobre e quelle del 20 ottobre, rispettivamente, Trump in media era dato a 2,73, mentre Biden era dato in media 1,44. Poi, come si vede, si è ristretto lo spread tra i due candidati con, nell'ultima rilevazione, Trump che è quotato a 2,34, quindi con un sensibile diminuzione. Se lo vogliamo tradurre in percentuale di possibilità di vittoria, al 13 ottobre era al 37%, adesso è tornato al 43%. Mentre per quanto riguarda la media di Biden era dato al 69, adesso è dato soltanto al 65%, di spostamento. Trovo che la battaglia sia ben più contendibile di quanto i sondaggi, quelli sui risultati elettorali, possano offrire. Quindi sentiamo un occhio di riguardo per questo tipo di analisi che facciamo ormai settimanalmente, che poi daremo anche con maggiore frequenza. Quindi vedete anche l'andamento della media, in rosso la linea tratteggiata sono i valori medi da giugno, quando abbiamo cominciato a fare le rilevazioni, fino alle ultime oscillazioni, quella del 20 di ottobre l'ultima, mentre in blu c'è Biden con il classico colore dei democratici. Per cui è molto più testa a testa di quanto ci si aspetta la battaglia per la Casa Bianca, ma la vera battaglia nelle elezioni di questo prossimo 3 novembre è quella del Senato. Infatti, se alla Camera è piuttosto scontato che i democratici manterranno il controllo, è il Senato il vero punto dove il margine è ben più risicato, e tendenzialmente ci si aspetta, in caso di vittoria, come da attese, un senatore di scarto, un senatore di vantaggio rispetto Sì. ai repubblicani, che sarebbe comunque qualcosa di positivo e permetterebbe di avere un congresso, quindi Camera e Senato, interamente a guida democratica, almeno per i primi 2 anni, fino alle midterm election del 2022, dove si rieleggerà 2/3 del Parlamento. Se non ci fosse questo risultato elettorale, ecco che ci potrebbe avere un bagno di realtà per quanto riguarda i mercati, perché l'azione fiscale potrebbe essere meno incisiva e meno efficace di quanto invece si sta cominciando a pianificare. Sempre sul tema del supporto fiscale, dello stimolo fiscale, queste settimane hanno rappresentato un vero e proprio tira e molla che noi, almeno un paio di settimane fa, abbiamo chiamato come un vero e proprio bluff, nel senso che l'accordo non ci può essere, almeno non nei termini che vengono raccontati, perché favorirebbe troppo un Trump in difficoltà. Motivo per cui anche alla Camera Nancy Pelosi, come hai detto tu prima, dice insieme a Steven Mnuchin: sì, siamo vicini a un accordo per forse tenere sostenuti i mercati, ma in realtà questo accordo non arriverà prima della tornata elettorale, prima di sapere chi ci sarà alla Casa Bianca a partire da gennaio 2021. Però che tipo di effetto ha questo? Sì, scusami se ti interrompo, io vorrei andare velocemente anche in Europa perché la situazione è molto interessante, soprattutto a livello di trimestrali. Abbiamo visto una trimestrale di grande successo per quanto riguarda STM, ma anche Campari, quindi un po' di ottimismo qua in Italia, soprattutto per quanto riguarda il mondo corporate Italia. In particolar modo il FTSE MIB decisamente sotto pressione, soprattutto dopo l'annuncio del coprifuoco che parte da oggi dalle 23 alle 5. Io vorrei partire velocemente con un'analisi di STM anche a livello fondamentale, perché ciò che effettivamente spinge il titolo in rialzo quasi del 2% oggi è l'outlook che è positivo.
rivisto in rialzo. Assolutamente sì. Tra l'altro il terzo trimestre per STM Microelectronics è uscito a 2,67 miliardi di dollari con un margine lordo del 36% e un margine operativo del 12,3%, con un buon aumento dei rialzi, scusatemi, un buon aumento delle revenues a 6,98 miliardi, ma quello che è più importante è che è stata confermata chiaramente la visione che era stata rilasciata ancora il 1° di ottobre con i ricavi netti del terzo trimestre del 2020 al 27,8% di rimbalzo e un prospettico sul quarto trimestre di rialzo e quindi di prosecuzione della crescita del 12%. Questo è ovviamente una questione molto positiva, nonostante ci sia chiaramente su base annuale una prosecuzione della debolezza del titolo che ha sofferto moltissimo nel secondo trimestre, questi sono chiari segnali di discontinuità e di recupero della forza. Quindi sicuramente una situazione interessante per STM Microelectronics che anche questa mattina negli Stati Uniti, questo pomeriggio comunque in avvio di sessione americana, guadagna bene sul pre-market, circa il 2%. Tra l'altro ci sono alcuni elementi che proprio STM Microelectronics nel suo forward looking information, quindi nelle informazioni, i prospetti che mette in evidenza, sono alcuni elementi che sono concatenati a questi tre eventi principali, quindi Brexit, piano di stimolo fiscale negli Stati Uniti ed elezioni americane che potrebbero creare qualche dissapore. Sicuramente la modifica delle politiche commerciali e nello specifico se dovesse essere confermato Trump, sicuramente potrebbe esserci una prosecuzione di un'interruzione di quel bilateralismo, scusatemi, di quel multilateralismo a livello globale che era iniziato ancora decenni fa e che ci ha portato a questa situazione di mercato con il grande strapotere, con grande interrelazione commerciale tra i vari paesi e quindi creare delle discontinuità in quelle che sono le supply chain e le catene produttive. Questo STM Microelectronics lo evidenzia come un potenziale elemento di criticità. E poi ovviamente l'andamento macroeconomico, e l'andamento macroeconomico è quello legato alla crisi da Covid e le sue conseguenze che si vedranno anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. In maniera minoritaria anche la Brexit è menzionata nel report come possibile elemento di preoccupazione sui risultati attesi nel quarto trimestre nell'anno 2021, soprattutto in caso di uscita senza accordo, anche se diventa piuttosto improbabile che questo succeda. Allora, andiamo a vedere intanto un altro titolo che ha portato, riportato le trimestrali, quinta trimestrale, inutile, questo sì che è una sorpresa perché di solito Tesla è sempre stato un titolo molto interessante, ma non così stabile a livello fondamentale. È stato molto discusso anche se Elon Musk è proprio in grado di fornire, ecco, questa sicurezza agli investitori. Innanzitutto partirei da una domanda molto semplice. Tu dove stai mettendo Tesla? Nel comparto tech, nel comparto energie o non lo so, una cosa ibrida? Ecco, questa è una domanda molto interessante a cui si fa fatica a dare risposta perché Tesla sta sempre più diventando una società totalmente autonoma, nel senso dallo sviluppo degli componenti alla produzione con soprattutto nuovo impianto di Shanghai. Per cui da questo punto di vista, poi dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali, per quanto riguarda la programmazione del sistema automatico di guida, il cosiddetto FSD, per cui è molto interessante, sta diventando sempre più autonoma, per cui è difficile dare una collocazione tematica al titolo. Una cosa però c'è da dire, adesso Tesla fa parte del Nasdaq, ma il quinto trimestre consecutivo di profitti rappresenta l'inizio di una battaglia importante per Elon Musk, una battaglia molto ambiziosa che è quella dell'ammissione del titolo Tesla all'S&P 500, il principale indice americano. E questi buoni risultati, secondo me, potrebbero aprire la strada prima di quanto ci si aspettava proprio a questa ammissione.
Ecco, invece secondo te Tesla può essere già considerata come un titolo, come un'azienda, anzi non un titolo, come un'azienda stabile che sa, ecco, gestire la propria bilancia e sa portare i risultati, in casa a livello proprio di trimestrali, utili, e profitti? Allora, sicuramente sì. Se dovessero essere confermati, tra l'altro, i dati prospettici del quarto trimestre, dove vengono consegnati, dove viene rispettata, la consegna di 500.000 di autovetture nell'anno 2020, Tesla si confermerebbe al primo posto e soprattutto in una posizione di forza molto importante, soprattutto nei confronti dei competitor che fanno fatica, in questo contesto di mercato. È atteso nell'ultimo trimestre del 2020 la consegna di 101.000 veicoli su cui Elon Musk ha detto che ci saranno difficoltà, ma conta di riuscirci soprattutto grazie all'impianto di Shanghai, l'ultimo costruito, quello finito a tempo di record, ne avete parlato mesi fa, e questo è chiaramente un obiettivo ambizioso che secondo me potrebbe essere rispettato proiettando Tesla tra diciamo, quelle società e quelle case automobilistiche ormai che possono veramente vantare la stabilità e la solidità per competere in maniera molto, molto importante sul settore. Qual è la tua valutazione delle trimestrali sinora, soprattutto per quanto riguarda gli States, perché quelle italiane e europee stanno adesso per incominciare? Allora, per quanto riguarda gli Stati Uniti, per adesso abbiamo visto delle buone trimestrali nel contesto. Diciamo che il mercato in sé, almeno per il momento, tuttavia sta ignorando più che altro, sta ignorando bene o male quelli che sono i risultati effettivi delle aziende. E si sta concentrando su due elementi, quello del pacchetto di stimoli fiscali che rappresenta 2.200 miliardi di dollari e quello del risultato elettorale che potrebbe avere degli impatti soprattutto in maniera prospettica sui prossimi 4 anni, soprattutto nel caso ci fosse un cambiamento al vertice alla Casa Bianca. Per cui per il momento, nonostante le trimestrali comunque dimostrano una certa resilienza delle aziende e quindi anche del mercato, sono altri gli elementi che stanno muovendo i mercati in queste settimane. Allora, andiamo velocemente a vedere anche gli indici europei, sicuramente molto intimiditi dei casi Covid in questo momento, il DAX sotto la parità dello 0,34%, Cacaran 0,16% sotto la parità, il FTSE MIB 0,30% sotto la parità, sicuramente intimiditi appunto anche delle nuove restrizioni che stiamo vivendo qui in Europa. Quali sono le prospettive secondo te? Allora, la situazione dal punto di vista dei contagi sta peggiorando ed è sotto gli occhi di tutti. Sta peggiorando perché il numero di contagi è molto grande, soprattutto l'indice RT, quello che indica la trasmissione e la trasmissibilità del virus, è ben ancorato sopra i due, quindi è un dato piuttosto preoccupante. Preoccupano i lockdown localizzati, su cui c'è chiaramente preoccupazione anche per quanto riguarda la tenuta economica di un'economia, quella europea e dei vari paesi europei, che è già stata particolarmente martoriata dal primo lockdown, quello di marzo ed aprile. I dati che vengono forniti sulla, diciamo, mobilità in questo momento sono interessanti da valutare per capire anche che tipo di risposta c'è da parte delle persone. I dati forniti da Google, per esempio, sulla mobilità degli utenti che utilizzano i sistemi Android, sta facendo vedere un deciso rallentamento degli spostamenti delle persone. Quindi questo segnala che le persone hanno paura e che quindi c'è un minore spostamento. Minore spostamento vuol dire anche minore attività economica, minore attività umana, interazioni. Per cui sembra, da quanto descrivono i dati sia di Google che poi quelli effettivi relativi al trasporto pubblico, ci sia già in buona sostanza un'anticipazione di lockdown, quantomeno auto-lockdown da parte delle persone. E questo può impattare negativamente sui mercati, perché impatterà e andrà inevitabilmente a impattare negativamente sull'economia in generale.
Ecco, quali sono i nuovi minimi per l'indice FTSE MIB secondo te? Possiamo anzi immaginarli? Allora, per quanto riguarda il FTSE MIB, Adesso almeno non lo per il so se ti ho momento. preso a sorpresa, hai il grafico davanti a te. Sì, guarda, lo sta caricando proprio adesso, lo stavo guardando proprio prima. Il FTSE MIB nell'intorno di un migliaio di punti continua a muoversi abbastanza lateralmente, nel senso che dopo il rialzo di maggio, inizio giugno, non si è spostato da un'area che va dai 18.700, scusatemi, ai 2.300 circa, 20.300 punti. Questo chiaramente descrive una situazione in cui almeno per il momento l'economia italiana continua ad essere abbastanza ingessata. C'è una tendenza abbastanza negativa, nel senso che l'Italia è quel paese in Europa che uscirà con la situazione del debito messa peggio e noi sappiamo benissimo che il nostro indice che è sovrappesato sulle banche e abbiamo le banche che sono riempite di debito pubblico italiano potrebbe subire in maniera più pesante quello che è l'andamento di una possibile situazione problematica in uscita dalla crisi o comunque sul debito pubblico italiano. E questo secondo me sta arginando in maniera molto significativa quelli che sono i possibili rialzi che sicuramente altri indici europei, ma anche a livello mondiale, stanno godendo in questa fase di, diciamo, da marzo in poi, di uscita dalla pandemia e di tentativo di recupero post primo lockdown. Andiamo velocemente anche sulla fronte Forex, molto interessante, estremamente sensibile a qualsiasi tipo di notizie. Che tipo di target possiamo immaginare per quanto riguarda l'euro-dollaro in questo momento a quota 1,18, indice del dollaro sotto a quota 93, però in rialzo dello 0,23%. Allora, per quanto riguarda il valutario, sicuramente mi aspetto, almeno nelle prossime settimane, quindi co come ben sai, ci tengo a sottolineare che per il momento navighiamo a vista. Tra l'altro si vede molto evidentemente sul grafico che hai in sovraimpressione, i mercati, soprattutto l'euro-dollaro, sono molto quelli principali sono molto laterali. L'euro-dollaro nello specifico si è mosso in un intorno che va da 1,1650 fino a 1,20, quindi sono tre figure e mezza di oscillazione. Con il livello centrale 1,18. Almeno per il momento mi aspetto una prosecuzione di questa fase, diciamo, di interlocutorietà per le prossime settimane, con una tendenza che è quella di un certo recupero del biglietto verde. Quindi tendenzialmente mi aspetto un po' di indebolimento dell'euro-dollaro rispetto ai livelli dove ci troviamo in questo momento e di ritorno verso l'area 1,1750, 1,1720 nella sua parte bassa. Per cui non spostamenti eclatanti perché vedo ancora i mercati molto interlocutori, soprattutto sul valutario, ma sicuramente un po' di rafforzamento del dollaro, soprattutto se, come penso, non ci sarà un accordo a breve. Quindi molto probabilmente, stando a quelle che sono le indiscrezioni di cui volevo parlare prima di Nancy Pelosi, ci sarà un accordo di massima tra democratici e repubblicani, ma con l'inizio della spesa effettiva, quindi con l'inizio della cassa che arriva nelle tasche dei cittadini e alle imprese che partirà dopo le elezioni. Questo per non dare chiaramente troppo vantaggio a Trump o per mettergli un recupero su Biden, che adesso è chiaramente favorito. Sì, molto interessante. Poi comunque questo pacchetto di stimoli fiscali è veramente fortemente urgente, almeno per alcune persone, non per quanto riguarda Wall Street, ma magari per quanto riguarda Main Street. Quindi comunque è una grande delusione il fatto che non riescano a trovare ecco, un accordo, soprattutto in questo momento di grande emergenza. Ti ringrazio tanto, Emanuele Rigo di New Traders Lab, grazie mille ecco, per essere stato con noi e buon pomeriggio. Grazie a te Alexandra, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché segue l'apertura di Wall Street, saremo in compagnia di Guido Gennacari, quindi inviateci velocemente le vostre domande.